Buongiorno, benvenuti a TG Sud, la nostra striscia di informazione quotidiana che ci accompagnerà fino all'approfondimento delle 14:20. Iniziamo con la notizia del giorno: Lumi Wings dal 28 marzo vola da Birgi, collegamenti con Forlì, interconnessioni con Polonia e Romania e voli diretti con la Grecia. E questa è la scommessa di Aegis e della compagnia greca che è stata presentata oggi a Birgi, nella speranza ovviamente che la pandemia non ci obblighi nuovamente a rimanere a terra per altri lunghi mesi. Vediamo il servizio. 28 marzo, una data quasi simbolica, una ripartenza di speranza e di sguardo ottimistico sull'immediato futuro. È il giorno in cui da Forlì e per Birgi e viceversa dovrebbe volare il primo Boeing 787-300 della Lumi Wings. Il 27 marzo dovrebbe avere termine il blocco degli spostamenti tra regioni e se la situazione pandemica dovesse essere contenuta sarà nuovamente possibile volare. Lumi Wings aveva già chiuso gli accordi con Airgest lo scorso anno, ma l'emergenza pandemia ha costretto la compagnia aerea a rinviare di quasi un anno la schedulazione delle tratte. Oggi presso l'aeroporto è stata presentata la rimodulazione dei voli. Lumi Wings farà base all'aeroporto di Forlì, dal quale in connessione probabilmente a partire da maggio, certamente da giugno, sarà possibile volare per le destinazioni dell'Est Europa, due in Polonia, Lodz e Katowice, due in Romania, Cracovia e Arad. Saranno invece dirette le rotte da Trapani e Rodi e Heraklion Santorini in Grecia. Tariffe lancio da 35, 38 e 45 euro. La tariffa base light consente un all inclusive bagaglio a mano da 8 kg e in stiva da 23 kg senza aggiunta di altre componenti del biglietto se si escludono le tasse aeroportuali. Possibilità di riprotezione e nuova prenotazione in caso di cancellazioni. Più articolate le altre due tariffe classic e flex, sempre comunque con bagaglio a mano da 8 kg e in stiva da minimo 23 kg. Tutte le tariffe comunque consentono fino al prossimo 31 ottobre il cambio di volo gratuito senza pagamenti di penalità. I voli da e per Forlì saranno operati 6 giorni su 7 ad esclusione del mercoledì. I voli per Santorini il martedì e il sabato, per Rodi il mercoledì e il venerdì, per Heraklion il mercoledì. I voli per le destinazioni dell'est il lunedì e il venerdì ad esclusione di Lodz che sarà operato il martedì e il sabato. Per i voli dall'est c'è una interconnessione con Forlì dove l'aeromobile si ferma a 50 minuti per una sosta tecnica compresa la sanificazione della cabina. Complessivamente da Trapani si vola per Polonia e Romania in 4-5 ore. I dirigenti di Lumi Wings hanno annunciato che le rotte hanno destato molto interesse soprattutto in Polonia e Romania con un ottimo livello di riempimento dei voli per Trapani. Si vola nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria imposte dalla IATA, l'organismo internazionale dei voli civili, quindi sempre mascherina calzata sul volto. Lumi Wings ammette passeggeri solo se in possesso di mascherine sanitarie, quindi mascherine chirurgiche o FFP2. Non sono ammesse altre mascherine, in pratica quelle di stoffa e quelle generiche. Tra le agevolazioni per i passeggeri, le speciali tariffe per gli animali da compagnia. Dal 1 giugno al 15 settembre, cani e gatti in cabina al costo aggiuntivo di un solo euro. Per il momento ci fermiamo, ma nella prima edizione del TG troveremo ancora informazioni che riguardano l'aeroporto, in particolare il parcheggio, con alcune novità. Parcheggio amichevole, l'aeroporto di Birgi si è attrezzato di un nuovo sistema di pagamento per la sosta, per tutti i tipi di pagamento virtuali e per tutta l'estate tariffe agevolate a 3,50 euro per 24 ore. In ricordo di Don Michele, oggi le comunità di Furgatore e Umbari ricorderanno il parroco che è stato assassinato nel 2013. La seconda scinnuta questo pomeriggio nella chiesa delle anime sante del Purgatorio torna l'appuntamento con i riti quaresimali legati ai sacri gruppi della processione dei misteri. Esercito e orientamento nelle scuole, bersaglieri della Brigata Aosta incontrano virtualmente 1.400 studenti di 24 istituti scolastici della provincia di Trapani. Lo sport, obiettivo riscatto, la Pallacanestro Trapani continua la preparazione in vista della gara di domenica contro Biella, in dubbio Mollura, mentre sarà assente Milojevic. L'approfondimento, la musica dei misteri, nel secondo approfondimento della Settimana Santa Trapanese, a cura di Claudio Maltese, si parlerà della musica dei misteri, ospite sarà l'antropologo Pasquale Gianni.
E come avete sentito nei titoli, parliamo del parcheggio dell'aeroporto nella notizia del giorno, avete potuto sentire le novità sulle rotte che saranno gestite dalla compagnia greca Lumiwings, ma ci sono altre novità per l'aeroporto, alcune che sono già operative, in particolare quella del parcheggio, un parcheggio amichevole, user friendly, soprattutto per quello che riguarda i pagamenti contactless. Vediamo l'intervista al direttore generale Michele Buffo. Ci stiamo preparando per una ripresa in grande stile dell'attività. Abbiamo innovato anche i nostri sistemi tecnologici di gestione del parcheggio per andare incontro all'utenza, facilitargli le operazioni. Ora si potrà pagare con tutti i sistemi di pagamento possibili, sfruttando le tecnologie contactless anche per un motivo di preservare la salute. Ora si potrà pagare in queste nuove casse automatiche, si potrà pagare direttamente all'uscita. Un sistema nuovo di ultima generazione che faciliterà un po' le cose per tutti. Pagamenti di tutti i tipi, QR code, contactless, carte di credito, praticamente il sistema è completamente informatizzato e autonomo. Assolutamente, può utilizzare qualunque metodo di pagamento, qualunque tipo di carta e quindi facilitare veramente le operazioni. Ne approfitto per confermare che la nostra facilitazione, comunque la nostra offerta di offrire il pagamento in aeroporto, il parcheggio in aeroporto, presso il nostro parcheggio P1 di fronte al terminal, proseguirà anche per tutta la Summer 2021, quindi fino a ottobre, al costo facilitato di 3,50 euro al giorno, con una franchigia di 30 minuti gratis per chi dovesse venire qui ad accompagnare parenti ed amici, può parcheggiare comodamente all'interno, rilassarsi, prendere un caffè e stare mezz'ora senza pagare nulla. Ancora trasporti, però passiamo dal trasporto aereo al trasporto marittimo. Ieri prove tecniche per il traghetto Mazara-Pantelleria. La soddisfazione dei sindaci dei due comuni, Quinci e Campo. Il servizio. Come abbiamo detto ieri, la città di Mazara del Vallo tornerà a essere collegata con l'isola di Pantelleria. La linea sarà garantita da Caronte Tourist con un traghetto in grado di trasportare 830 passeggeri e 221 automobili. Ieri mattina alla banchina Mocarta sono state effettuate le prove di ormeggio del traghetto Lampedusa, alla presenza degli assessori regionali Marco Falcone e Toni Scilla, del comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Cascio e dei sindaci di Mazara del Vallo e Pantelleria, Salvatore Quinci e Vincenzo Campo. Abbiamo intervistato anche questi ultimi, li ascoltiamo. Oggi è un gran giorno per Mazara, intanto perché si concretizza uno dei primi impegni che abbiamo preso in campagna elettorale, che è quello di rimettere il porto di Mazara del Vallo al centro di un nuovo sviluppo economico, perché questa nave non rappresenta soltanto la concretizzazione di una linea di trasporti tra Mazara e l'isola di Pantelleria. È l'inizio di un risorgimento del porto di Mazara. Il porto di Mazara, abbandonato da tutti da decenni, ma è un porto peschereccio, turistico, commerciale, petrolifero. Presto, con gli investimenti che faremo da un lato la regione siciliana, con la quale stiamo lavorando alla realizzazione della banchina Mocarta, in grado di accogliere navi da crociera. Dall'altra parte il comune di Mazara, che realizzerà una stazione marittima, un sistema di trasporti oggi privato, domani pubblico, e un grande parco urbano di un ettaro proprio qui in area portuale. Ai miei concittadini sarà permesso di arrivare in terraferma un'ora e mezza prima sicuramente di navigazione, quindi e per questo motivo è buono. È buono anche dal fatto che, essendo la distanza sicuramente più breve, quando ci sono quelle finestre di navigazione brevi, magari la nave qua potrebbe partire da Trapani, che ci mette più tempo, almeno come ho detto prima un'ora e mezza, magari questa cosa potrebbe aiutare anche per evitare quei disservizi che soprattutto nella stagione invernale, ma anche d'estate, perché il suo servizio inizierà a maggio ed sarà un servizio estivo, speriamo magari di prorogarlo se andrà bene, è molto utile da questo punto di vista. A Fulgatore la messa di suffragio è il ricordo delle comunità delle due frazioni, di Fulgatore e Ummari, per l'anniversario dell'assassinio di Don Michele Di Stefano.
Nel pomeriggio alle ore 18 le comunità di Fulgatore e Ummari si ritroveranno nella chiesa di San Giuseppe, nella frazione di Fulgatore, per la Santa Messa di suffragio che sarà presieduta dal parroco Don Toni Adragna. La scelta di celebrare nella chiesa di San Giuseppe è dovuta all'ampiezza dei locali che permetteranno una maggiore partecipazione dei fedeli. A Fulgatore il sacerdote è stato parroco per ben 43 anni. A lui sono stati intitolati i locali della canonica, dove adesso ha sede la compagnia teatrale filodrammatica fulgatorese, fondata proprio dal sacerdote circa 40 anni fa. Don Michele Di Stefano, ordinato presbitero nella sua città a Calatafimi dal vescovo Francesco Riccieri nel 1965, sacerdote per 48 anni, Don Di Stefano è stato parroco per ben 43 anni nella frazione di Fulgatore. Compiuti i 75 anni, ha continuato il suo ministero pastorale di parroco, dedicandosi alla parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria della vicina Ummari. Per molti anni è stato assistente dei lavoratori di Azione Cattolica e assistente spirituale della Coldiretti provinciale, ruolo al quale dedicava molte energie. È stato ucciso il 26 febbraio del 2013 a Ummari, in canonica, mentre dormiva, a colpi di bastone. Aveva 79 anni. Il suo assassino è stato condannato a 30 anni di reclusione. Il nome di Don Di Stefano è stato inserito da Fides nell'elenco dei missionari morti nel mondo nel 2013. Questo servizio chiude la nostra prima parte del TG. Torniamo in studio con la cronaca, gli eventi e con la pagina della cronaca, eventi e meteo, dopo la sigla e la pubblicità. La seconda scinnuta questo pomeriggio nella chiesa delle anime sante del Purgatorio torna all'appuntamento con i riti quaresimali legati ai sacri gruppi della processione dei misteri. Esercito e orientamento nelle scuole. Bersaglieri della Brigata Aosta incontrano virtualmente 1.400 studenti di 24 istituti scolastici della provincia di Trapani. Obiettivo riscatto. La Pallacanestro Trapani continua la preparazione in vista della gara di domenica contro Biella. In dubbio Mollura, mentre sarà assente Milojevic. Prosegue il programma delle scinnute dei sacri gruppi dei misteri dalla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio a Trapani. Oggi pomeriggio sarà la volta della caduta al Cedron del ceto dei naviganti. L'ingresso nella Chiesa del Purgatorio sarà contingentato. Ad ogni scinnuta potranno partecipare fino a un massimo di 50 persone stabilite dal ceto che cura il gruppo che effettua la scinnuta. Come già detto, sarà possibile seguire ogni appuntamento su Facebook dalla pagina istituzionale dell'Unione delle Maestranze di Trapani grazie alla disponibilità dell'ufficio stampa dell'Unione. Gli ultimi sabato di Quaresima saranno invece dedicati alle Madonne con la recita del Rosario meditato. Ed ora vediamo il servizio di Mario Torrente. Stasera alle 19 si terrà la scennuta del quinto gruppo della Sacra Processione dei Misteri, la caduta al Cedron, affidato dalla prima metà del XVII secolo ai naviganti che aggregati nella Marina Grande furono già attivi come categoria nel 1476, anno in cui costruì a proprie spese la Cappella del Cristo Risorto o più comunemente Cappella dei Naviganti nella Chiesa dell'Annunziata. Titolari della Chiesa di Maria Santissima della Nuova Luce, che ricostruirono in onore di Maria Santissima di Porto Salvo, loro protettrice, cui vi ospitarono la prima scuola nautica privata istituita su loro iniziativa e da essi totalmente finanziata. In seguito alla soppressione delle corporazioni di arti e mestieri, avvenuta nel 1821 per decreto di Ferdinando I di Borbone, re delle due Sicilie, la Marina Grande si riunì nella Società di Mutuo Soccorso degli Onesti Marinai, fondata nel 1864, per l'assicurazione della proprietà navale e per l'assistenza previdenziale e sociale dei membri degli equipaggi marittimi e dei loro familiari beneficiari. Registrata con decreto del Tribunale Civile di Trapani il 14 dicembre 1914, è attiva ancora oggi ed opera come ente del terzo settore, continuando a gestire, attraverso il ceto dei naviganti, il sacro gruppo della caduta al Cedron.
Il programma della scenuta prevede il trasferimento all'altare del gruppo statuario, accompagnato da marce funebri e la lettura di una scheda di presentazione storico-artistica del brano del Vangelo attinente al gruppo, cui seguirà il commento spirituale di Don Alberto Genovese. Dopo un momento di preghiera e di raccoglimento, la bara sarà ricondotta al suo posto. Esercito, comunicazione e promozione. I bersaglieri della Brigata Aosta hanno incontrato virtualmente 1.400 studenti di 24 istituti scolastici della provincia di Trapani. Vediamo il servizio. Il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, responsabile delle attività promozionali sul territorio in piena sinergia con i reparti della Brigata Aosta, continua il ciclo di videoconferenze scolastiche di orientamento e informazione a favore degli studenti della provincia di Trapani. Dall'inizio dell'anno scolastico, il nucleo InfoTeam dei Fanti Piumati Trapanesi ha raggiunto 24 istituti superiori per un totale di circa 1.400 studenti delle ultime classi. In particolare, il personale militare specializzato InfoTeam in modalità online ha incontrato nel mese di febbraio gli istituti scolastici Ferro e Almayer di Alcamo, i licei Adriano Ballatore di Mazara del Vallo e l'istituto Cipolla Pantaleo Gentile di Castelvetrano. Gli studenti coinvolti nell'iniziativa sono stati informati sulle proposte formative post diploma e sulle prospettive di carriera dei volontari in ferma prefissata. In particolare hanno ricevuto chiarimenti sui concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio permanente, alla frequenza di accademia militare e scuole per la formazione di ufficiali e sottufficiali. Le attività promozionali proseguiranno per tutto l'anno scolastico secondo un calendario prestabilito dai reparti isolani di concerto con il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia. Avrà luogo domenica 28 febbraio, con inizio alle 17 presso la parrocchia Nostra Signora di Fatima, la cerimonia di premiazione del concorso provinciale Il Presepe Rurale, giunto alla 27esima edizione, organizzato dal settore cultura del Comitato Provinciale AIX di Trapani con il patrocinio del Comune di Trapani. Saranno premiati i presepi presentati nelle 6 sezioni: quella riservata alle associazioni ed enti, le scuole di ogni ordine e grado, alle chiese e comunità religiose e poi le 3 sezioni dedicate alle famiglie, piccoli presepi, famiglie grandi presepi e famiglie presepi meccanici. Siamo giunti agli appuntamenti sulla nostra emittente. Alle 20.30, alle 22 e a mezzanotte e 30 andrà in onda Sipario a cura di Nicola Augugliaro, con ospite, non in studio ma in collegamento, il musicista trapanese Andrea Alberti. Vediamo una clip della trasmissione. Davvero un artista che ha segnato il costume per questa nostra città. Andrea, tu hai cominciato alla fine degli anni 60 a suonare, i primissimi anni 70. Che città era Trapani in quegli anni? Com'era muoversi a Trapani a quel tempo? Trapani in quegli anni era stupenda, secondo me, perché diciamo da metà degli anni 60 e in poi a Trapani c'erano miliardi di gruppi. Cioè, io mi ricordo praticamente, cioè, infatti esiste pure un libro che ha scritto un trapanese, Mario Giacalone, che si chiama appunto Trapani come Liverpool, ed è verissimo, perché in effetti in quel periodo in ogni garage c'era un gruppo che provava, cioè, ma io credo pure meglio di Liverpool a sto punto, cioè, ma ovunque. Poi c'erano una fila infinita di festival di complessi, come si chiamavano allora, no? Io mi ricordo si chiamavano i festival dei complessi, con le attrazioni. Infatti poi come Aum Caivalia facevamo l'attrazione. Ecco, perché tu hai cominciato negli Aum Caivalia suonando il basso, però. No, in realtà sì, io suonavo la chitarra e il basso già prima, così, beh, suonicchiavo, insomma, non è che ero un grande bassista, a dire la verità, perché poi, insomma, bisogna pure dire le cose come stanno. Alle 21 e alle 23 nuovo appuntamento con Res Pubblica. Nella prima parte della puntata Nicola Baldarotta intervisterà il dottor Gaspare Canzoneri, responsabile della campagna di vaccinazione anti-Covid dell'ASP di Trapani. Nella seconda parte in studio ci sarà l'avvocata Tiziana Barone, garante della persona disabile del Comune di Trapani. Ed ora spazio al meteo prima di passare allo sport. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo coperto con mare calmo e vento da nord-ovest. Le temperature saranno comprese fra i 14 e i 15 gradi.
In serata previsto ancora cielo coperto con mare calmo e vento da nord-est. Le temperature saranno comprese fra i 10 e gli 11 gradi. Per domani mattina previsto cielo poco nuvoloso con vento di tramontana e mare calmo. Le temperature saranno comprese fra gli 11 e i 14 gradi. Nel pomeriggio di domani previsto ancora cielo poco nuvoloso con mare quasi calmo e vento da nord. Le temperature saranno comprese fra i 13 e i 14 gradi. Lo sport, la Pallacanestro Trapani continua la preparazione in vista del match di domenica contro Biella. In dubbio Mollura, mentre sarà assente Milojevic. Ascoltiamo l'assistant coach Granata, Fabrizio Canella. Biella è una squadra completamente rivoluzionata, nel senso che hanno perso dei giocatori, ma hanno anche preso dei giocatori molto importanti in un assetto diverso. Pensiamo a Carroll, che conosciamo bene perché l'anno scorso era in questa Lega, ha iniziato a Treviso, adesso è tornato in Lega 2, in questo momento è il loro migliore giocatore, hanno un reparto esterno fortissimo, Laganamia, Schi, Carroll, quindi sarà una partita difficile, una squadra che realizza molto, abbiamo visto contro Treviso che hanno superato i 100 punti, dovremmo essere molto più bravi rispetto a Torino, soprattutto nella parte difensiva. Purtroppo siamo tornati a una settimana non al completo, per motivi burocratici non abbiamo Bogdan per il permesso di soggiorno, che è dovuto andare via da Trapani, ci mancano Mollura e Basciano per problemi fisici, quindi siamo contati, però non è che questo ci ha fermati e abbiamo lavorato forte in vista di domenica, perché tutti quanti, sia staff che giocatori, sappiamo che è una partita che non possiamo sbagliare. La classifica è corta, non bisogna secondo me guardare la classifica, perché se guardi giù magari ti spaventi perché sono molto vicini, se guardi avanti soprattutto dopo le tre vittorie dici vabbè ci siamo, e quindi l'errore è rilassarsi, quindi la cosa migliore è non guardare e pensare partita per partita, domenica per domenica, o ci sarà poi gli infrasettimanali mercoledì per mercoledì, e poi alla fine sappiamo che c'è anche la fase orologio, alla fine di tutto guarderemo dove siamo e giocheremo per il piazzamento che ci meritiamo. La nostra striscia di informazione quotidiana, come di consueto, chiusa dall'approfondimento. Oggi parliamo della musica dei misteri, ce ne parla il maestro Claudio Maltese, che è un conoscitore del tema. Ospite di Claudio Maltese è l'antropologo Pasquale Gianno. Siamo nel secondo venerdì di Quaresima e quindi nell'approfondimento della Settimana Santa trapanese. Siamo all'interno della Biblioteca Fardelliana di Trapani. Oggi parleremo di un argomento molto importante per la processione dei misteri, ovvero la musica dei misteri. E lo facciamo perché all'interno della biblioteca troviamo questo antico libro che è il Corriere di Trapani, datato 5 aprile 1896, in cui abbiamo praticamente un articolo che parla delle prime bande musicali che esistono durante la processione dei misteri, che erano presenti alla processione dei misteri. E in questo articolo parliamo proprio della banda di Salemi, la banda di Trapani e la banda di Paceco. E ne parliamo per capire quali sono queste musiche dei misteri che già 125 anni fa suonavano durante il Venerdì Santo di Trapani, e lo chiediamo proprio al nostro carissimo antropologo, che è Pasquale Gianno. È un articolo molto importante perché ci dà testimonianza di quali erano le testimonianze appunto musicali di quell'epoca. Noi sappiamo che la maggior parte delle marce funebri che vengono eseguite durante la processione dei misteri risalgono alla seconda metà del 1800. Nell'articolo ad esempio si cita la marcia musicale del maestro Ricci, Pace, e poi si fa riferimento anche all'Aione di Enrico Petrella. Petrella era un compositore palermitano che compose un'opera lirica nel 1858, dalla quale è tratta la marcia funebre che ancora oggi viene eseguita a Trapani. Bene, tu sei autore anche del libro La musica dei misteri, e all'interno del libro troviamo
anche delle marce funebri che vengono dedicate ad esempio al ricordo di imprese coloniali fatte dall'esercito italiano. La marcia funebre nasce fondamentalmente per ricordare la morte di un caro, di un familiare, di un defunto. In particolare a Trapani vengono ancora eseguite alcune marce che risalgono alle imprese coloniali che lo Stato italiano attuò in Africa alla fine dell'Ottocento. Volevo citare alcuni titoli: I poveri morti di Ambalagi, che ricorda la disfatta dell'esercito italiano in Abissinia, il cui generale era Pietro Toselli, e appunto a Toselli è dedicata un'altra marcia famosa eseguita a Trapani. Ah, naturalmente le marce funebri, anch'io purtroppo sono autore di una marcia dedicata a mia mamma, dopo la morte di mia mamma, ma molte marce funebri sono dedicate ai fratelli, alle mamme, ai padri, ai parenti più intimi. E appunto per questo, tra le marce eseguite a Trapani, possiamo ricordare ad esempio alla memoria del mio caro fratello Cesare. Cesare era il fratello di Attilio Ciardi, il compositore di questa marcia. Attilio e Cesare avevano composto nel 1850 un duo orchestrante, andavano in giro per l'Italia suonando Cesare il flauto e Attilio il piano, e poi nel 1877, quando Cesare, che era molto famoso a livello anche europeo, venne a mancare, Attilio volle dedicare in memoria del fratello Cesare appunto questa marcia. Un'altra marcia che viene eseguita e molto nota a Trapani è a Catanisa. Anche qua troviamo il connubio tra due fratelli, in questo caso si chiamavano Pippo Pernice e Pietro Pernice. Concludiamo con il senso di quello che sono le marce funebri nella processione dei misteri. Io dico sempre che noi bande siamo la voce dei misteri. Ma come è composta anche religiosamente la marcia funebre, quella tipica, quella tradizionale? Le marce funebri eseguite a Trapani sono composte da tre periodi musicali che secondo me hanno un significato molto alto anche dal punto di vista religioso, perché rappresentano i tre momenti che poi noi viviamo anche all'interno della nostra Settimana Santa, in particolare i tre periodi musicali che compongono la marcia funebre rappresentano il momento della sofferenza, del dolore che è precedente poi al momento della morte, che troviamo appunto nel secondo periodo della marcia, in cui i toni, anche le note sono stridenti, le note lunghe rappresentano il dolore della morte, ecco, e quindi troviamo delle melodie molto patetiche. Nel ritornello finale invece si passa dalle tonalità in minore alle tonalità in maggiore, e quindi c'è un cambio totale di registro. Buon pomeriggio, seconda edizione del TG Sud, apertura dedicata a una notizia di cronaca. Ad Alcamo è stato arrestato un ragazzo di 23 anni per possesso di droga. Un'attività di contrasto in continuità con l'operazione che è stata chiusa nei giorni scorsi dai carabinieri, lo ricorderete, con l'arresto di 5 spacciatori che operavano tra Alcamo e Partinico. Invece l'arresto di ieri è stato operato durante il normale servizio di controllo. Il ragazzo era in una piazza del centro di Alcamo, nei pressi del centro storico di Alcamo, è stato controllato dai carabinieri. Durante una perquisizione personale sono venuti fuori alcuni grammi di marijuana e un po' di denaro contante. I carabinieri hanno così deciso di approfondire e nella perquisizione domiciliare sono venuti fuori altri 25 grammi di marijuana e soprattutto tutto il materiale per confezionare le dosi. Il giovane è stato arrestato e portato agli arresti domiciliari in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. Il magistrato ha confermato l'arresto dei carabinieri, ma ha disposto per il giovane soltanto l'obbligo di dimora nel comune di Alcamo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quella che in passato si chiamava obbligo di firma. Vediamo alle notizie di economia e trasporti. Airgest e Lumiwings hanno presentato stamane le nuove rotte per Forlì, per la Grecia, la Polonia e la Romania, nella speranza che la pandemia non ci obblighi nuovamente a rimanere a terra per altri lunghi mesi. Vediamo il servizio. 28 marzo, una data quasi simbolica, una ripartenza di speranza e di sguardo ottimistico sull'immediato futuro. È il giorno in cui da Forlì e per Birgi e viceversa dovrebbe volare il primo Boeing 787-300 della Lumiwings. Il 27 marzo dovrebbe avere termine il blocco degli spostamenti
tra regioni e se la situazione pandemica dovesse essere contenuta sarà nuovamente possibile volare. Lumiwings aveva già chiuso gli accordi con Airgest lo scorso anno, ma l'emergenza pandemia ha costretto la compagnia aerea a rinviare di quasi un anno la schedulazione delle tratte. Oggi presso l'aeroporto è stata presentata la rimodulazione dei voli. Lumiwings farà base all'aeroporto di Forlì, dal quale in connessione probabilmente a partire da maggio, certamente da giugno, sarà possibile volare per le destinazioni dell'Est Europa, due in Polonia, Lodz e Katowice, due in Romania, Cracovia e Arad. Saranno invece dirette le rotte da Trapani e Rodi e Heraklion Santorini in Grecia. Tariffa lancio da 35, 38 e 45 euro. La tariffa base light consente un all inclusive bagaglio a mano da 8 kg e estiva da 23 kg senza aggiunta di altre componenti del biglietto se si escludono le tasse aeroportuali. Possibilità di riprotezione e nuova prenotazione in caso di cancellazioni. Più articolate le altre due tariffe classic e flex, sempre comunque con bagaglio a mano da 8 kg e estiva da minimo 23 kg. Tutte le tariffe comunque consentono fino al prossimo 31 ottobre il cambio di volo gratuito senza pagamenti di penalità. I voli da e per Forlì saranno operati 6 giorni su 7 ad esclusione del mercoledì. I voli per Santorini il martedì e il sabato, per Rodi il mercoledì e il venerdì, per Heraklion il mercoledì. I voli per le destinazioni dell'est il lunedì e il venerdì ad esclusione di Lodz che sarà operato il martedì e il sabato. Per i voli dall'est c'è una interconnessione con Forlì dove l'aeromobile si ferma a 50 minuti per una sosta tecnica compresa la sanificazione della cabina. Complessivamente da Trapani si vola per Polonia e Romania in 4-5 ore. I dirigenti di Lumiwings hanno annunciato che le rotte hanno destato molto interesse soprattutto in Polonia e Romania con un ottimo livello di riempimento dei voli per Trapani. Si vola nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria imposte dalla IATA, l'organismo internazionale dei voli civili, quindi sempre mascherina calzata sul volto. Lumiwings ammette passeggeri solo se in possesso di mascherine sanitarie, quindi mascherine chirurgiche o FFP2. Non sono ammesse altre mascherine, in pratica quelle di stoffa e quelle generiche. Tra le agevolazioni per i passeggeri, le speciali tariffe per gli animali da compagnia. Dal 1 giugno al 15 settembre, cani e gatti in cabina al costo aggiuntivo di un solo euro. L'aeroporto di Bigi si è attrezzato con un nuovo sistema di pagamento per la sosta e per tutti i tipi di pagamento virtuale. Per tutta l'estate tariffe agevolate a 3,50 euro per 24 ore. Abbiamo intervistato il direttore generale della compagnia della società di gestione aeroportuale, Michele Bufo. Ci stiamo preparando per una ripresa in grande stile dell'attività. Abbiamo innovato anche i nostri sistemi tecnologici di gestione del parcheggio per andare incontro all'utenza, facilitargli le operazioni. Ora si potrà pagare con tutti i sistemi di pagamento possibili, sfruttando le tecnologie contactless anche per un motivo di preservare la salute. Ora si potrà pagare in queste nuove casse automatiche, si potrà pagare direttamente all'uscita. Un sistema nuovo di ultima generazione che faciliterà un po' le cose per tutti. Pagamenti di tutti i tipi, QR code, contactless, carte di credito, praticamente il sistema è completamente informatizzato e autonomo? Assolutamente, può utilizzare qualunque metodo di pagamento, qualunque tipo di carta e quindi facilitare veramente le operazioni. Ne approfitto per confermare che la nostra facilitazione, comunque la nostra offerta di offrire il pagamento in aeroporto, il parcheggio in aeroporto, presso il nostro parcheggio P1 di fronte al terminal, proseguirà anche per tutta la Summer 2021, quindi fino a ottobre, al costo facilitato di 3,50 euro al giorno, con una franchigia di 30 minuti gratis per chi dovesse venire qui ad accompagnare parenti ed amici, può parcheggiare comodamente all'interno, rilassarsi, prendere un caffè e stare mezz'ora senza pagare nulla. Difficile dimenticarlo, stiamo parlando di Don Michele Di Stefano, il parroco che fu assassinato in casa a Fulgatore, messa di suffragio in ricordo. Vediamo il servizio, io con questo servizio vi saluto, grazie per averci seguito.
Nel pomeriggio alle ore 18 le comunità di Fulgatore e Ummari si ritroveranno nella chiesa di San Giuseppe, nella frazione di Fulgatore, per la Santa Messa di Suffragio che sarà presieduta dal parroco Don Toni Adragna. La scelta di celebrare nella chiesa di San Giuseppe è dovuta all'ampiezza dei locali che permetteranno una maggiore partecipazione dei fedeli. A Fulgatore il sacerdote è stato parroco per ben 43 anni. A lui sono stati intitolati i locali della canonica, dove adesso ha sede la compagnia teatrale filodrammatica fulgatorese, fondata proprio dal sacerdote circa 40 anni fa. Don Michele Di Stefano, ordinato presbitero nella sua città a Calatafimi dal vescovo Francesco Riccieri nel 1965, sacerdote per 48 anni, Don Di Stefano è stato parroco per ben 43 anni nella frazione di Fulgatore. Compiuti i 75 anni, ha continuato il suo ministero pastorale di parroco, dedicandosi alla parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria della vicina Ummari. Per molti anni è stato assistente dei lavoratori di Azione Cattolica e assistente spirituale della Coldiretti provinciale, ruolo al quale dedicava molte energie. È stato ucciso il 26 febbraio del 2013 a Ummari, in canonica, mentre dormiva, a colpi di bastone. Aveva 79 anni. Il suo assassino è stato condannato a 30 anni di reclusione. Il nome di Don Di Stefano è stato inserito da Fides nell'elenco dei missionari morti nel mondo nel 2013.